Dai, prova un po' a ragionare su questo. Dai, cosa dicevi? No, solo che probabilmente bisogna attaccare a propria volta, perché probabilmente un dialogo sarebbe... Questo è un tema. Cioè, se con quello che dice è necessario dialogare con tutti, oppure in qualche maniera con alcuni no, e per i crimini che hanno compiuto, quindi hanno perso qualsiasi legittimità, e pertanto l'unica via è quella della sconfitta militare. Questo è esatto. Beh, insomma, vuol dire. Però, vai. Però, cioè, secondo me, se uno attaccasse militarmente, sarebbe anche una propria sconfitta, perché noi siamo, diciamo, un mondo ormai che. È moderno, abbiamo un nostro pensiero, cioè ormai la guerra dalla mentalità dovrebbe già essere uscita, anche se c'è ancora. E quindi secondo me, ok che i crimini di alcune persone sono veramente gravissimi, però non bisogna, come dire, abbassarsi ai livelli di certe persone. E comunque, essendo persone, essendo intelligenti, bisognerebbe utilizzare altri mezzi e non la guerra. Allora, proviamo. Cioè, come offre però per l'interdente, sarebbe guerra di aspetta. Questo caso, per esempio, Boni era un esponente, ma è difficile anche ristabilire perché tolto uno, è detto che non sarebbe venuto fuori un altro, quindi il ventaglio di possibilità è ampio, o si elimina il movimento alla radice con l'intervento militare, o si incarcerano tutti, ma comunque una parte viene sempre esclusa dalla decisione. Certo. No, certo. Non è che c'è una soluzione chiara su questo, eh. Ora, presentando alcuni altri aspetti, proviamo a trovare alcune possibilità di uscita, quello che sembra un rompicapo, o in qualche maniera un ragionamento che finisce per essere, dal punto di vista filosofico, come potremmo dire, senza uscita. Ah, ecco, aporetico, non mi viene in termini. Cioè, l'esigenza di assicurare la giustizia che ha commesso gravi crimini internazionali può porsi in contrasto con l'esigenza della pace, del dialogo, della riconciliazione? Oppure in qualche maniera è possibile contemperare ambedue le esigenze? Naturalmente la risposta è occorre in qualche maniera contemperare ambedue le esigenze. Torniamo alla nostra presentazione. Beh, dove eravamo? Allora, come vi ho detto, c'è questa operazione di peacekeeping delle Nazioni Unite, che adesso ha 6.000 circa, se non sbaglio, truppe presenti di vari paesi, presenti sul territorio con il casco blu. Ma non solo questo, addirittura l'Unione Europea è presente. Questo è interessante, la cosa si sa poco. Cioè l'Unione Europea è presente con una missione di assistenza militare che si chiama European Union Training Mission, che ha come compito quello, in una fase di transizione verso la ricostruzione della pace, di occuparsi di un aspetto di questo, che è quello dell'addestramento e della formazione delle forze armate governative dello Stato del Mali. Quindi è interessante vedere come sono vari gli attori presenti. E per esempio ci sono dei soldati italiani che fanno parte di questa missione, una cosa che magari si sa poco. Allora, però torniamo un attimo indietro e in due parole diciamo cosa sono queste operazioni di peacekeeping, perché poi noi ce le ritroviamo in giro spessissimo come fase, diciamo, nella fase di ricostruzione. Queste sono delle operazioni che non erano previste inizialmente nella Carta delle Nazioni Unite, ma che a seguito del fatto che non è mai entrata in vigore quella parte della Carta delle Nazioni Unite di cui parlavamo la scorsa volta, che prevedeva, insomma, delle operazioni a diretto responsabilità del Consiglio di Sicurezza, in cui gli Stati hanno messo a disposizione delle truppe, via di seguito vengono create queste operazioni di peacekeeping. Ecco, il mandato è sempre espresso nella risoluzione del Consiglio di Sicurezza,
Qui la cosa interessante, non mi soffermo molto perché sono questioni che vanno oltre e ho preso questo da un'altra presentazione, però l'aspetto interessante è che queste operazioni sono chiamate spesso a salvaguardare, come dicevo prima, i diritti umani. Che significa questo? Che per esempio hanno i compiti di salvaguardare la popolazione civile, magari usando anche la forza per salvaguardare la popolazione civile, ma con quali limiti? E questo è uno dei temi di non facile soluzione, peraltro. E loro stessi poi sono chiamati a osservare i diritti umani. Ci fu uno scandalo negli anni 90, in cui si disse che, per esempio, alcuni membri di una operazione peacekeeping, mi sembra in Somalia, furono coinvolti in stupri della popolazione locale. Quindi, insomma, non una cosa di poco conto. Come diceva il vostro amico Lorenzo prima, classicamente nel peacekeeping cosa bisognava fare? Bisognava assicurare il mantenimento della pace, quindi essere truppe di interposizione, fare un'opera di controllo sul cessate il fuoco, interposizione sta scritta qua, per esempio l'osservazione, il monitoraggio, dovevano essere fatti per esempio le truppe dovevano essere coinvolte in queste operazioni di controllo in cui appunto venivano chiamati a monitorare il territorio attraverso naturalmente dei convogli che verificavano che le condizioni della pace fossero state stabilite. Questo era il peacekeeping classico, proprio interposizione e controllo sull'esistenza delle condizioni della pace. Però sempre di più, come abbiamo visto anche per quanto riguarda il Mali e come vi ho appena detto, queste operazioni fanno peace building, cioè cercano di aiutare a costruire la pace. Però qua c'è un tassello interessante. Facciano bene o facciano poco bene, questo poi è un discorso che va oltre. Però cosa ci interessa dire? Che sempre di più anche le istituzioni internazionali si convincono che per fare pace bisogna costruire le condizioni della pace. E allora, il fatto che l'Unione Europea sia lì con una missione di addestramento sta dentro questo elemento qui. Perché per fare la pace bisogna sicuramente in una guerra civile disarmare, smobilitare e reintegrare nella società civile quelli che un tempo erano i combattenti. Hanno fatto la guerra fino all'altro giorno questi guerriglieri, bisogna togliergli le armi e provare a inserirli nella società. Giusto, questo si fa, molto complicato, però è un elemento. E poi, purtroppo tante guerre civili oggi sono anche tanti campi minati e il senso del costruire la pace è anche quello di bonificare i territori. E allora ecco che le operazioni di pace spesso si occupano anche di questo, ma bisogna anche aiutare a costruire le istituzioni del nuovo Stato, avere una forza di polizia adeguata, un esercito anche adeguato, addestrato in maniera adeguata, oppure anche per esempio un potere giudiziario, oppure anche un potere legislativo, cioè delle istituzioni governative e legislative che siano adeguate al nuovo Stato democratico, elezioni per esempio, e quindi assistenza elettorale e, come dicevo prima, protezione e promozione dei diritti umani, che è un po' un cappello molto più largo per indicare tutta una serie di altre operazioni di intervento, che per esempio abbiano a che fare con i gruppi più vulnerabili, che si occupano per esempio di sostenere la scolarizzazione dei bambini o la posizione delle donne, progetti a sostegno delle donne. Anche questo è peacebuilding, che sempre di più fa parte della costruzione della pace. Questo lo sappiamo, è un po' complicato. Allora, vedete? Le operazioni di peacekeeping delle Nazioni Unite, questa è una cartina allo stato attuale, sono varie ancora nel mondo. Quella di Mali sta qui, c'è un'operazione di peacekeeping che non è militare ma civile ancora in Kosovo, la famosa UNMIC, che per lungo tempo è stata il governo di quel territorio, adesso nella transizione il governo è quello kosovaro. Oppure UNIFIL, nel 2006 c'è stata una nuova guerra al confine tra il Libano e Israele. E
noi abbiamo più di 1000 soldati italiani che sono coinvolti in questa operazione di pace, che è un'operazione molto di peacekeeping, cioè proprio di mantenimento della pace in quel confine lì, in cui però la protezione della popolazione civile è molto importante. Alcune sono vecchissime operazioni, tipo pochi, ma c'è ancora con pochi membri, c'è un'operazione che monitora il confine tra India e Pakistan, per la vecchia storia ancora di quel territorio conteso tra India e Pakistan, che è quello del... Come si chiama? C'è questa parte che sta a nord, c'è pure la lana. Non era quella del Kashmir. Bravo. Poi ci sono le operazioni africane. C'è un'operazione molto importante, la Repubblica Democratica del Congo, come anche nel Darfur, o in Liberia, o in Costa d'Avorio, tutte focolai di guerra civile in cui le Nazioni Unite hanno mandato delle proprie operazioni di mantenimento della pace. Ma anche l'Unione Europea fa molte cose a questo riguardo. Vedete, in Mali, lo ricordavo, anche la Repubblica Centrafricana si è mandato qualcuno. Cioè, oggi l'Unione Europea è un attore internazionale importante, è una cosa che poco si sa questa. In Kosovo, in Bosnia. Vi ricordate poche settimane fa che a un certo punto c'erano stati degli scontri in Bosnia? Ne avete avuto la percezione? Perché lì la situazione è ancora molto delicata, Nel 95 è stato posto fine alla guerra civile che ha portato alla dissoluzione dell'ex Jugoslavia con gli accordi di Dayton, vedete, un accordo che ha portato la pace, ma in cui in qualche maniera c'era un paese che aveva più difficoltà degli altri, che era la Bosnia appunto, perché era divisa tra il nord dei serbi bosniaci e il sud dei bosniaci musulmani, e ancora oggi è un paese non pacificato, in cui c'è una presenza di operazioni e soprattutto ora dell'Unione Europea che cerca di aiutare il mantenimento della pace, ma anche lì il problema è costruire la pace. Tra questo non ci andiamo sopra, perché dico solo che è l'Unione Europea stessa nei suoi trattati che prevede questa competenza dell'Unione Europea, Non è una cosa che si sono inventati, l'hanno deciso gli stati di farlo mettendolo nel trattato sull'Unione Europea, gli articoli 42 e 43, per esempio, azioni congiunte in materia di disarmo, missioni umanitarie, di soccorso, missioni di consulenza, assistenza in materia militare, missioni di prevenzione dei conflitti e di mantenimento della pace, missioni di unità di combattimento per la gestione delle crisi, quindi una cosa molto articolata in realtà. Ecco, questa qui è una cartina molto interessante. Qual è una questione su cui tutti gli anni i nostri partiti politici in Parlamento discutono animatamente e su cui sono pure caduti i governi? No, in genere una questione che riguarda la nostra politica estera. Esatto, il mantenimento dei nostri soldati all'estero. Anzi meglio, il rifinanziamento delle missioni, perché è il Parlamento che deve decidere sui soldi, cioè costano queste missioni all'estero, e bisogna trovarci questi soldi. Allora, tutti gli anni i parlamentari si trovano di fronte a un pacchetto di 100 pagine che riassume tutta la nostra presenza, i nostri soldati che sono impegnati in operazioni, come avete visto, di mantenimento della pace, in questi casi. E qui si vede la consistenza, o di mantenimento della pace, o per esempio di mantenimento della sicurezza delle navi, perché minacciate dalla pirateria delle navi commerciali, è l'operazione Active Endeavor. Per esempio, ci sono ancora nel quadro delle operazioni NATO, di un'organizzazione internazionale della NATO, ISAF in Afghanistan, e di EUPOL, che è una missione di
diciamo così, di addestramento della polizia afghana, beh, ci sono 2900 italiani. Nei Balcani ci sono 500. Per UNIFIL, vediamo adesso UNIFIL quanto era, questa è la più recente, 1100. Erano 1351. Quindi la nostra presenza è anche molto articolata, fa parte della politica estera del nostro paese, con operazioni che sono nel quadro di organizzazioni internazionali e che sono volte, che su questo poi naturalmente il dibattito parlamentare è molto forte, che sarebbero volti, e lo sono di fatto, anche se poi l'efficacia molte volte è anche discussa, perché non è detto che sempre siano in grado di in qualche maniera ottenere fino in fondo i propri obiettivi, anche se di fatto stanno lavorando bene, non voglio dare un giudizio, questo deve essere chiaro, però la nostra presenza internazionale è collegata a operazioni di questo tipo, che sono anche varie, o operazioni NATO, o operazioni di peacekeeping delle Nazioni Unite, o operazioni di peacekeeping dell'Unione Europea. Quindi quando si parla dei nostri ragazzi, nostre truppe all'estero, che almeno ricordiate, insomma, della nostra chiacchierata di oggi, del fatto che queste operazioni sono anche molto diverse tra di loro. Ciascuno ha il proprio mandato, e ciascuno ha la propria base giuridica, e il proprio quadro di riferimento. Quindi, quando parliamo di e che c'è un impegno a favore della pace, quando parliamo di questo, quindi, qualcosa di molto più complesso molte volte di quello che noi percepiamo leggendo i giornali. Questo era quello che volevo dire. Allora, parlo, prima di arrivare forse alla parte conclusiva, ancora di una situazione che è quella centrafricana. Anche qui c'è una guerra civile, c'è il governo, ci sono dei gruppi armati, la Repubblica Centrafricana, quindi come vedete, sta qua. Qui mi interessava mostrare come, in qualche maniera, le esigenze di dialogo possono portare risultati, possono effettivamente... il dialogo come strumento può effettivamente portare dei risultati. Proviamo a coinvolgere tutte le parti, e dell'importanza di coinvolgere tutte le parti. Allora, faccio riferimento al patto repubblicano di Bangui. Bangui è non so come si pronunci, è la capitale della Repubblica Centrafricana. Questo è un accordo che ha visto raccogliere attorno a sé tante realtà, gruppi politici, provenienti da varie parti e secondo diversi background della Repubblica Centrafricana, che sono venuti a Roma nella sede della comunità di Sant'Egidio, all'interno della quale, grazie alla mediazione della comunità di Sant'Egidio, è stato possibile firmare questo accordo. Allora, anche qui vedete che cosa si è riusciti ad ottenere. Vedete il disarmo delle milizie, di nuovo vedete quel discorso del disarmo, smobilitazione e reintegrazione, il ritorno dei rifugiati interni ed esterni alle loro case. Questo è un grande tema delle guerre di oggi, specialmente in Africa, e questo significa occuparsi dei diritti umani di chi si trova in situazioni di guerra, occuparsi di tanti sfollati. In fondo la condizione di tanti europei è stata questa nel corso del Novecento, oggi di tanti africani sfollati, rifugiati, e ritorno a casa di questi. E poi il rifiuto della violenza come mezzo per accedere al potere, cioè ricostruire le condizioni della pace significa che tutte le parti rinunciano alla violenza anche all'interno dello Stato come mezzo per risolvere le loro controversie, bisogna unirsene in qualche maniera. E poi rafforzare le istituzioni, vedete di nuovo quella security sector reform a cui si faceva riferimento prima. E poi lotta alla corruzione, questo è abbastanza tipico, cioè diciamo relativo alla situazione in Repubblica Centrafricana, e il riconoscimento che esiste un bene comune del popolo centrafricano. Non so se riuscite a leggerlo, vedo che è abbastanza piccolo, però insomma ci sono alcuni elementi ricorrenti.
che sembra anche questo un elemento da sottolineare. Costruire la pace significa in qualche maniera puntare su questo. Torniamo al discorso finale, poi su cui ragionavamo prima. Oggi è stato elaborato un concetto, che è quello di giustizia di transizione. Il concetto di giustizia di transizione è legato a come una società si confronta con i torti subiti nel passato. Violazione dei diritti dell'uomo, per esempio ad opera di regimi dittatoriali, atrocità di massa, genocidi, devono essere superati collettivamente perché una società possa diventare democratica e pacifica. Ci sono varie strategie e occorre forse anche ragionare caso per caso per ottenere una adeguata giustizia di transizione. Certo, il giudizio e l'arresto e il giudizio dei criminali è una delle soluzioni, ma forse non l'unica. Come dicevamo l'altra volta, la creazione di commissione per la verità e la riconciliazione. Accertare la verità è una forma di riconciliazione, in fondo, perché supera quello che è rimasto irrisolto rispetto al passato. Il caso sudafricano è stato anche questo. L'accertamento della verità può essere la base di una nuova convivenza. Oppure anche forme di indennizzo, cioè di risarcimento per le vittime. Cioè si riconosce alle vittime non soltanto la possibilità di dire ciò che hanno subito, ma anche di poter ottenere dei risarcimenti. Oppure, per esempio, costruzione di monumenti commemorativi, come anche, diciamo così, altre forme di riscoperta della verità. Di volta in volta occorre capire che cosa può essere meglio. Naturalmente, qui che cosa mi permetto di dire rispetto all'esempio di Coni che ho fatto, ma potrei fare l'esempio della Colombia e altri, che la giustizia e la giustizia di transizione è possibile e funziona solo in un passo successivo, quando in qualche maniera si è riusciti a creare le condizioni per porre fine alle atrocità. Il caso colombiano è stato sintomatico del fatto che se si prova a fare la pace solo con alcuni e a trovare delle forme di giustizia solo con alcuni e non con altri, si finisce per creare delle distorsioni. La situazione colombiana era molto complicata, c'era il governo, c'erano dei gruppi guerriglieri marxisti, c'erano dei gruppi paramilitari di destra. A un certo punto il governo decide di fare la pace con i paramilitari e di continuare invece il conflitto con la guerriglia. Succede che quando si mettono a fare queste commissioni di verità e riconciliazioni con i paramilitari, alla fine finiscono per essere delle cose poco convincenti, un po' perché c'era una commistione tra governo e paramilitari che insomma in qualche maniera si voleva salvare gli uni e non far pagare troppo, insomma. E quindi in questo senso la stessa modalità di esercizio della giustizia hanno finito per essere in qualche maniera di perdere di efficacia, perché non venivano considerati come espressione di una verità profonda della società. Quindi a questo punto di vista c'è un tema che rimane poco risolto. Allora, che cosa voglio dire per concludere? Forse però lasciate anche qualche domanda per provare un po' a ragionare insieme. Gli sforzi fatti negli ultimi, potremmo dire, 30 anni per mettere fine alle guerre sono stati volti a fare in modo che i popoli, che spesso erano vittime di guerre civili, trovassero insieme la maniera non soltanto per porre fine alle ostilità tra di loro, ma anche per porre quelle condizioni che erano necessarie alla costruzione della pace. Una condizione naturalmente è quella che rinunciano le armi da sé, ma questo è solo il punto di partenza, e che si accordino e che trovino una forma di concordia che va costruita però.
perché richiede la smobilitazione e il disarmo, per esempio, di tutti i contendenti, richiede che tutti si sentano parte di una comune famiglia, di un comune popolo, e questo richiede naturalmente la partecipazione democratica, istituzioni politiche adeguate. E ancora, è necessario anche che si pongano in essere delle, diciamo così, delle attività, degli interventi, delle misure, ecco il termine, volte a costruire condizioni di sviluppo economico che tengano conto in particolare di determinati gruppi vulnerabili, le donne, i bambini, ma anche di assicurare una qualche forma di giustizia di transizione. Ed era il tema di prima. Ci si è resi anche conto che da soli questi popoli non ce la potevano fare e che c'era bisogno di un aiuto esterno attraverso delle operazioni cosiddette di peacekeeping, e che l'ONU era l'attore più importante, anche se queste operazioni non sempre hanno raggiunto o sono stati adeguatamente efficaci. Questo è un dato di fatto, ma resta il fatto che una presenza esterna legittimata delle Nazioni Unite è stata importante in molti casi, e che oggi non soltanto le Nazioni Unite ma altre organizzazioni internazionali hanno questo ruolo, organizzazioni regionali, anche l'Unione Europea, che è presente in tante parti del mondo, o anche organizzazioni meno note come il COVAS per quanto riguarda il continente africano. Ma c'è qualche cosa di più, e cioè che oggi la preoccupazione della pace non è soltanto dei governi o di quei gruppi armati che sono coinvolti, ma anche di altri attori. Ho fatto l'esempio della comunità di Sant'Egidio, che un po' conosco, perché ci fa dire ci possono essere degli attori anche non statali che possono diciamo, svolgere un ruolo di mediazione, di costruzione delle condizioni del dialogo, forse meglio dei governi, appunto perché non c'è il rischio che siano considerati come parziali anziché imparziali. Quindi l'imparzialità, la capacità di costruire dialogo, spesso per quanto riguarda la comunità di Sant'Egidio è stato il valore diciamo così aggiunto dell'intervento. Penso alla pace in Mozambico, ottenuta nel 1992. Anche lì un conflitto interno, il governo del Partito Unico del Frelimo, la guerriglia della Renamo, e lì intuizione da parte di alcune persone della comunità di Sant'Egidio che fosse importante raggiungere i leader e far parlare i leader. Raggiungere il leader della Renamo, i leader della Renamo, portarli a Roma, farli dialogare con il Frelimo e con il governo, e ci si è resi conto che cambiare la prospettiva anche solo dei leader era in fondo decisivo, e la trasformazione da guerrigliero a politico e la trasformazione da un gruppo armato a un partito politico significava in effetti creare le possibilità di una convivenza e di una democrazia, perché i popoli, non so qual è la vostra percezione da quello che potete anche capire dai giornali, però il popolo non ama la guerra, non è un discorso semplicemente retorico. Perché se oggi leggiamo i giornali, lo vediamo alla televisione, è del tutto chiaro che le vittime prime della guerra sono i civili, non gli eserciti come nell'Ottocento, i civili, la popolazione civile che soffre, muore a decine e centinaia di migliaia, profughi, rifugiati. E con la guerra c'è anche la povertà. Potremmo dire che la guerra è la madre di tutte le povertà, di fatto. Questo si può vedere dagli indicatori di sviluppo economico di tanti paesi africani. Se voi guardate l'indice di sviluppo umano, che è un indice che viene prodotto dalle Nazioni Unite, che indica il grado di benessere di uno Stato, vedrete che quegli Stati che si trovano in una situazione di guerra civile sono, di fatto, i più poveri. E allora, lì sta l'elemento decisivo. C'è però poi un elemento ulteriore, che è quello della riconciliazione, su cui mi vorrei un momento soffermare, perché penso che lì sta veramente un aspetto chiave. Cioè, se è vero
che la pace non è solo in negativo, assenza di ostilità, ma è pace positiva, costruzione delle condizioni della pace. Allora queste non sono costruite una volta per tutte. E quindi richiedono un lavoro di consolidamento e di preservare, in qualche maniera di essere preservato, che è giorno per giorno. Allora qui viene la responsabilità di ciascuno di noi. E su questo forse vorrei chiedere la vostra opinione. Cioè, noi siamo tentati o portati a non mettere in discussione la pace nel nostro continente o nel nostro paese, perché è una condizione che noi viviamo, che il nostro paese vive sin dal 1945. Ma in fondo le condizioni della pace vanno, penso, riaffermate e vanno in qualche maniera difese o promosse giorno per giorno. E questo, io credo, è imposto a ciascuno di noi, è la responsabilità di ciascuno. Perché io credo che il germe della, in qualche maniera, del conflitto, che può veramente esacerbare una società tutta, pensiamo ai Balcani, sta, diciamo, nella, purtroppo il rischio c'è in altre società. E molto spesso poi ci sono, situazioni che possono anche scappare di mano. Oggi siamo a 100 anni dal 1914, dall'inizio della prima guerra mondiale. Chi fece scatenare quella guerra non aveva l'idea di una guerra che sarebbe durata 4 anni. In fondo, anzi, tutto sommato, aveva un'idea opposta. E però è accaduto. Anche ieri, se voi ha letto il supplemento del Sole 24 Ore domenicale, ci sono vari articoli su questo, su come ci sia stata una degenerazione in Europa, in un'Europa che era aperta, transnazionale, che a un certo punto ha portato alla guerra e alla distruzione in maniera anche tragica. Allora, io mi chiedo anche, dopo quello che abbiamo sentito, che significa oggi costruire la pace anche nel nostro paese, anche nella nostra città, perché le vittime, delle guerre ovunque nel mondo ci parlano anche di questo, in fondo, e le modalità spesso tecniche, se volete anche un po' astratte, di costruzione della pace che io vi ho mostrato, di peace building, quindi quell'elenco a cui facevo cenno prima, in fondo ha anche un po' a che fare con la nostra vita, la vita nostra di tutti i giorni. Questo è quello che mi sentivo di dire e penso che abbiamo anche un po' di tempo per alcune considerazioni ulteriori o cose che non sono state chiare.